Sotto i riflettori, questa mattina c'era anche la vicenda politica di Pagani con le frizioni all'interno del centrodestra locale, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate da Salvatore Bottone durante l'ultimo consiglio comunale in merito al comportamento tenuto dalla maggioranza nei suoi riguardi. Cirilli avrebbe chiesto alcuni chiarimenti al facente funzione di Pagani in merito alle voci che lo vorrebbero a breve passare con l'UDC. Presidente, è un lungo faccia a faccia anche con Salvatore Bottone, chiariti qualsiasi tipo di problema. Bottone non passa con l'UDC? Ma non mi risulta, poi non so quale faccia a faccia. Voglio dire, Salvatore Bottone è una persona in gamba, ha la mia stima come consigliere provinciale, penso che sia una persona di qualità. Questa notizia l'ho letta sui giornali, ma insomma si sa che a Salerno si scrivono tante cose, poi... Abbiamo parlato di cose più serie con Edmund, noi abbiamo parlato di questo, abbiamo parlato di quella che è la situazione a Pagani e finalmente con il Presidente che mi ha ascoltato su quella che è la vicenda paganese, quindi ritengo che ci sia molta attenzione, ecco oramai sono mesi che io chiedo l'attenzione da parte degli organi superiori, l'ho esplicitato a più riprese, forse voi non mi avete inteso bene, ma io dico che erano i vertici che devono intervenire sulla questione Pagani, perché una maggioranza che si schiera, una parte della maggioranza che si schiera oramai da un anno e mezzo contro alla stessa sua maggioranza di centrodestra non può essere più sopportato.